Buonasera a tutti. In questi 8 minuti cercheremo di esplorare insieme alcune sfaccettature dell'idea di crescere in musica, con alcuni spunti tratti dalla mia attività di musicista e di insegnante. Ogni motivo, così mi sembra, racchiude in sé il suo impulso vitale come un seme. Semi diversi generano specie diverse di piante, che si distinguono per forma, fogliame, sviluppo e colori. Così, in ogni motivo esiste, stabilita a priori, la sua forma compiuta. Ogni singolo tema deve svilupparsi differentemente, ma ognuno segue in questo processo le necessità dell'eterna armonia. Ferruccio Busoni. Pensando alla composizione musicale, possono venire in mente due approcci diversi. Il primo è quello di un'ispirazione quasi furiosa, in cui il compositore è in preda a una genialità incontrollabile ed estrinseca. L'altro è quello opposto, in cui la creazione è frutto di volontà, organizzazione, lucidità. In realtà Busoni ci suggerisce un punto di vista diverso. Comporre è piuttosto offrire un terreno fertile al seme dell'ispirazione, che viene offerto gratuitamente al compositore dalla trascendenza. Compito del compositore è ascoltare il mistero nascosto nel motivo musicale, accoglierlo con generosità, avere la pazienza di cercare costantemente il modo in cui questo motivo può dare il meglio di sé nella composizione. In fondo si tratta di un atto di fiducia, accogliere qualcosa di piccolo come un motivo, fidandosi che possa dare vita a un'intera composizione. Così come un motivo musicale dà vita a un'intera composizione, tutte le grandi e belle cose nascono da qualcosa di piccolo, nascosto, umile, in primis la vita stessa. Il compositore francese Olivier Messiaen ci ha regalato un brano incantevole intitolato Première Communion de la Vierge, che raffigura il mistero immenso dei 9 mesi in cui la Vergine Maria ha portato Gesù nel suo grembo. Ogni mamma conosce la trepidazione, l'ansia, l'attesa e la gioia che scandiscono questo tempo troppo breve e troppo lungo. Per dipingere il dialogo fra la mamma e il suo bambino, il compositore rappresenta i battiti del cuore di Gesù nel grembo di Maria, con delle note veloci e basse, raggruppate in frammenti la cui durata aumenta via via, dandoci l'idea del bimbo che cresce. Aprire a forza i petali di un fiore non lo farà sbocciare prima. Il tempo dell'attesa è fondamentale alla crescita, al grembo materno che pian piano si rigonfia, al pane che lievita, a ogni sogno che prende corpo nella realtà. I gesti del contadino sono sempre uguali nel circondare la pianta di attenzioni sapienti. I gesti dei genitori si ripetono senza sosta mentre il bambino apprende piano piano. I gesti del muratore posano mattone su mattone finché la casa prende forma. In musica l'effetto del crescendo spesso è affidato alla ripetizione. Essa però non è un tornare sui propri passi, bensì un ascendere, come su una spirale, in cui tornare al punto di partenza vuol dire essere saliti di un livello. Questa tecnica è stata utilizzata da moltissimi compositori, fra cui Stravinsky, autore dell'Oiseau du Feu, di cui ascolteremo un frammento. I disegni animati che lo accompagnano sottolineano proprio l'idea della crescita, della vita e della fecondità.
Nel brano che ascolteremo noterete come il tema principale venga ripetuto, sempre uguale e sempre diverso, creando un climax di tensione e di emozioni. Dapprima il tema trasmette tristezza e desolazione, poi con piccole metamorfosi diviene portatore di gioia, di trionfo e di vita. Anche la ripetizione richiede fede e fiducia, nel sapere, nel credere e nello sperare che non sia un gesto sterile, ma che poco a poco aiuti la bellezza a germogliare, a sbocciare, a portare frutto. Chiara Bertoglio, voilà, allora Chiara, grazie per averci raccontato, averci aiutato a raccontare il termine crescita, il senso del crescere attraverso la tua passione, che è la musica. Grazie anche per averci emozionato con questa particolare scelta del finale, il finale splendido della suite dall'Uccello di Fuoco di Igor Stravinsky con le immagini di Fantasia, un capolavoro della storia del cinema. Ma grazie anche a Sara Bauducco perché abbiamo pensato come voce femminile di omaggiarti. Sara è la responsabile social di E Fatale Editrice. Buonasera. Allora, ti volevamo fare una domanda ancora, io e Sara. Di solito uno potrebbe pensare che il metodo migliore per raccontare la propria passione da parte di una musicista sia appunto la lezione specifica sul mondo musicale o chiaramente l'esibizione, il concerto. Tu riesci a farlo anche attraverso i libri e attraverso E Fatale Editrice. Come? Raccontaci. Beh, innanzitutto, come ha detto prima Gabriella, c'è un po' la malattia del libro e anch'io la devo ai miei genitori che mi hanno insegnato a leggere prestissimo e mi leggevano di tutto e di più quando ero piccolissima. Quindi effettivamente ho sempre avuto un po' questo virus al mio interno. E voglio ringraziare in modo particolare Fatà per aver creduto nel progetto dei libri musicali anche con un notevole contributo multimediale. Mediale, dico un grande grazie a Gregorio, grazie ai QR code che permettono di ascoltare la musica abbinata ai testi, proprio perché credo che la musica sia anche un modo di pensare oltre che di emozionarsi e quindi anche la carta stampata possa aiutare a trasmettere queste idee. Grazie. Grazie a voi. Avete capito? Chiara è molto brava anche lei, quindi, a trovare nuovi strumenti, nuovi canali per raccontare la propria passione, così come deve farlo oggi una casa editrice moderna e contemporanea che appunto festeggia 20 anni, ma che deve essere sul mercato sempre pronta. E Fatale Editrice negli ultimi anni deve questo essere molto presente e soprattutto muoversi bene sui canali social, in particolare attraverso
Facebook, ma anche e soprattutto attraverso un utilizzo assolutamente studiato di quello che è l'account Twitter, a Sara Bauducco. Perché è così importante che oggi una casa editrice sappia muoversi bene su questi canali? Perché oggi la comunicazione passa attraverso i social e quindi non farne parte, non usarli, sarebbe restare al di fuori di tutta una fetta di comunicazione che arriva non solo agli addetti ai lavori ma anche ai lettori e al pubblico. Il bello dei canali Facebook, Twitter, abbiamo anche Google+, di Effata Editrice, e appunto il riuscire a comunicare anche con chi legge i libri. Ringraziamo tutti i lettori che ci mandano dei feedback, tutti i lettori che chiedono delle curiosità, quelli che seguono gli autori che usano i social. E così si crea veramente comunicazione. Una comunicazione che il bello, e questo, ripetiamolo, non è solamente virtuale, è una comunicazione che diventa reale nel momento in cui quello che si dice è veramente sentito, pensato, condiviso e partecipato. Ancora una curiosità, perché poi abbiamo citato Facebook, che oramai è un social sul quale ci siamo praticamente tutti, potremmo dire 9 su 10, ma prima io ho citato Twitter, e tu sei particolarmente brava con Twitter. Ma come si fa a comunicare un libro o una casa editrice attraverso 140 caratteri? Sembrano pochi. Dopo un po' si inizia quasi a pensare in 140 caratteri, le parole chiavi, il pensiero principale, il nucleo del discorso, l'arrivare dritto al punto, forse quella sintesi che richiede un po' la società di oggi, quella a cui tutti tendono, ecco, passa anche attraverso la comunicazione. Grazie, grazie, grazie davvero. Quindi lo ricordiamo, perché visto che c'è Sara sul palco, abbiamo un hashtag ufficiale. Effate 15, Effate con l'H. Effate con l'H 15, e poi oppure se volete seguire Effata Editrice attraverso tutti questi suoi canali potete cercare la pagina Facebook e potete poi cercare l'account Twitter che è Effata Editrice, chiocciola Effata Editrice. Quindi twittate, taggate, facebookate, comunicate con noi anche così. Grazie ancora a Sara Bauducco e davvero grazie ancora a Chiara Bertoglio.